Oggi, 11 gennaio, ricordiamo Sant'Igino Papa. Non so se voi conoscete questo Papa, forse il nome non è famoso, quindi andiamo ad ascoltare la sua vita. Poco si sa di lui, probabilmente fu di origine ateniese. Morì durante la persecuzione di Antonino Pio. Divenuto papa nel 138, occupando per ottavo la cattedra dell'Apostolo Pietro. Durante i 4 anni del suo pontificato dovette affrontare l'eresia gnostica di Valentino e Cedone, i quali sostenevano che ai semplici fedeli può bastare la fede, mentre ai dotti si addice la scienza, che può spiegare a livello filosofico la fede. Igino si adoperò per la preservazione dell'integrità dell'insegnamento evangelico. Egli inoltre istituì dei gradi ed una gerarchia nel clero per migliorare il servizio della Chiesa e preparare i candidati al sacerdozio attraverso un progressivo avvicinamento ai santi misteri. A lui è legata l'istituzione del padrinato per il battesimo. Si crede che Sant'Igino non abbia subito il martirio, ma tuttavia è annoverato tra i martiri per aver dovuto sopportare le persecuzioni durante il suo pontificato. Fu sepolto in Vaticano, accanto al principe degli apostoli. Sant'Igino, come abbiamo sentito, si è occupato in maniera molto preponderante di dover combattere o comunque cercare di sanare questa ferita che si stava generando nella Chiesa ed era quella della corrente gnostica. Chi erano queste persone? Erano dei pensatori, dei filosofi che sostanzialmente avevano iniziato a mettere in giro questa idea. Esistono persone di serie A e di serie B. Quelle di serie A sono quelle intelligenti, quelle di serie B sono quelle che in realtà non hanno poi tanti strumenti per capire le cose e tra queste cose da capire, indovinate un po', c'era anche Dio. Quindi pensate quanto è grave mettere in giro questa notizia, insomma, che Dio può essere compreso, capito solo da persone illuminate, che poi sono quelle che potranno dire a quelle di serie B come doversi comportare. Questo non è il Dio di Gesù Cristo. Noi vediamo nel Vangelo una preghiera molto bella che Gesù rivolge al Padre, forse la più bella. Padre, ti ringrazio perché hai rivelato queste cose ai piccoli, perché così a te è piaciuto. Allora davanti al Signore sentiamoci veramente tutti uguali, perché la sapienza che conta davanti a Dio non è quella delle cose o dell'architettura del mondo, che è anche nobile, no. La sapienza che conta davanti a Dio è quella dell'amore. Chi ama davanti a Dio ne sa quanto basta. E proprio sapienza è un termine che Papa Francesco ha voluto utilizzare quando è venuto qui a San Giovanni Rotondo per parlare di Padre Pio. E vedete che cosa ha detto della sapienza. La vera sapienza, dice quindi Papa Francesco, non risiede nell'avere grandi doti e la vera forza non sta nella potenza. Non è sapiente chi si mostra forte e non è forte chi risponde al male con il male. L'unica arma sapiente e invincibile è la carità, animata dalla fede. Quindi che cosa facciamo noi della nostra sapienza, della nostra intelligenza? Non è che la utilizziamo come una piccola arma per poter mettere i piedi in testa agli altri? Indaghiamo su questo, è proprio sul rapporto che la nostra intelligenza, il nostro modo di indagare su Dio, ecco, ha ripercussioni sul mondo. E chiediamo l'intercessione di Sant'Igino proprio su questo aspetto della nostra vita. E insieme diciamo, Sant'Igino prega per noi.